Ciao, sono Paolo Brada, mi piace riparare di tutto e riciclare ciò che non è riparabile. Iscriviti al canale e spunta la campanella con la voce tutte, così saprai quando pubblico un nuovo video. Oggi vi parlerò di questa levigatrice a rullo della Beagle. Andiamo ad aprirla. E voilà! Signori, sembra proprio una gran bella macchina. Già così, solo a impugnarla, mi ispira veramente molta qualità. Qui abbiamo una levigatrice a rullo da 310 watt, da 1600 a 3000 giri per minuto, regolabili con questo potenziometro. Ovviamente alimentata con la corrente di rete, 230 volt. E abbiamo dei rulli di larghezza 60 mm che si montano semplicemente svitando questa vite, infilando il rullo. E andiamo a ristringere la nostra vite con la brugola in dotazione. Qui abbiamo un pulsante di stop che serve appunto per bloccare l'alberino e una volta bloccato ci permette di stringere il nostro rullo. Come abbiamo visto possiamo montare diversi tipi di rulli in funzione dei lavori che dobbiamo fare. Questi sono dei rulli lamellari, questo per la sua dimensione massima, questo invece largo circa 10 mm. E in più abbiamo questo tipo di rullo, che è un rullo di gomma ad espansione, sul quale viene montato un disco di carta vetrata. Ovviamente abbiamo la sua protezione, che serve per non farci sparare lamelle in faccia, pezzi di cose che stiamo levigando, che si monta avvitando la vite nell'apposito alloggiamento. Molto pratica perché può essere messa e tolta all'occorrenza molto velocemente, dato che l'avvitiamo a mano senza bisogno di un cacciavite o di una chiave. E poi può essere regolata in funzione del tipo di lavoro che stiamo facendo. Se ci dà fastidio in un modo, in un senso, la possiamo spostare. Oltre a fungere da protezione, funge anche da convogliamento per l'aspirazione. Qui abbiamo il nostro adattatore che va ad adattarsi praticamente con le dimensioni di un aspiratore standard. Cavo di alimentazione abbastanza lungo, ciò che basta per lavorare su un piano di lavoro. Il pulsante funziona con una sicurezza, dobbiamo prima muovere verso destra e poi spingere in avanti. Poi volendo resta bloccato. Ora qui siamo alla velocità minima, quindi a 1600 giri, ma possiamo arrivare fino a 3000 giri. Direi che mi metto una mascherina e un paio di occhiali protettivi e la testiamo su qualche materiale. Proviamola per primo su questa vecchia asse di pallet. Questo è il disco lamellare, ora lo smonto e proviamo il disco di carta vetrata. Ed ecco il disco di carta vetrata. Vediamo come si comporta su questo pezzo di angolare, un po' verniciato e un po' arrugginito.
Cambio rullo. Ricambio rullo. E devo dire, ragazzi, che fa veramente il suo lavoro. E ragazzi, siamo giunti al momento in cui vi do le mie impressioni sull'utensile che abbiamo provato oggi. E devo dire che secondo me è indicato non solo per gli hobbisti, ma anche per un hobbista avanzato, perché comunque una macchina costruita bene, che ispira molta fiducia, solidità, anche premendo e insistendo un po', come ho fatto specialmente sul metallo, il motore regge bene, non cala troppo di giri, scalda il giusto, senza surriscaldare più. Anche gli accessori consumabili dati in dotazione non sono male, oltretutto è molto comodo avere la valigetta, così possiamo riporre tutto quanto una volta usata, e teniamo tutto quanto in ordine senza perdere niente. In definitiva, secondo me, è un ottimo attrezzo per qualità-prezzo. Quindi, se vi dovesse servire una navigatrice a rullo come questa, vi ricordo che la potete trovare nelle migliori ferramente italiane. E se volete scoprire quali altri utensili offre la gamma Vigor, potete seguire la loro pagina Facebook, che vi lascio in descrizione, o anche il loro profilo Instagram, che anche quello è in descrizione. Bene amici, anche questo video è terminato. Io come sempre vi chiedo di farmi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Vi chiedo anche di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti e spuntare la campanellina se volete restare aggiornati sui futuri video. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto o non mi piace se il video non vi è piaciuto. Condividetelo con i vostri amici perché potrebbe essere utile a tanti altri come noi appassionati di fai da te. Così facendo mi aiuterete a far capire al mondo intero quanto è importante riciclare, riutilizzare, utilizzare le proprie mani e quanto è bello costruirsi le cose in fai da te. Detto ciò, a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.